Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Anche oggi siamo dentro questa vettura da corsa. Allora, facciamo un'introduzione a quello che è il mondo del Racing Start, parlando di auto da corsa, quindi di entry level. Allora, la Racing Start, stanno uscendo le nuove normative, le nuove cose, fondamentalmente sono auto di serie che devono avere determinate caratteristiche. Proviamo a fare una chiacchierata, a vedere queste caratteristiche quali possono essere. Innanzitutto la Racing Start è un 2 ruote motrici, non può essere un 4 ruote motrici. Ha un limite di cilindrata fissato sul 2000 per le vetture aspirate e 1600 per le vetture turbo. I turbo diesel invece di nuovo hanno un 2000 come tetto massimo, quindi questo è il primo step da guardare. Non possono avere le Racing Start l'auto bloccante, quindi se voi provate a fare un'auto come possa essere una Civic, già un auto bloccante di serie, voi dovreste staccarlo, dovreste toglierlo. Detto questo, hanno tutte delle preparazioni molto molto basiche, quindi abbiamo lo step di sicurezza che prevede il roll bar, prevede staccabatteria, prevede sedili, cinture, tutto quello che è la normativa classica come un gruppo N. Rimane solo escluso il serbatoio di sicurezza, per il quale la Racing Start non è obbligata ad averlo. Quindi questo è quello che riguarda la sicurezza. Il motore non può essere toccato, il motore deve essere suo originale, si può rimappare la centralina, si possono fare proprio piccoli accorgimenti, piccole cosine. L'aspirazione può essere a pannello, quindi potete solo togliere il suo pannello originale e mettere una cosa come possa essere il classico pannello che mettevamo sulle auto da strada, no? Quindi che possa essere un pannello della BMC piuttosto che King Dragon, ce ne sono tantissime di soluzioni. Quindi queste sono un po' le normative basiche. Qualcuno mi dirà, ma allora corro con un'auto normale? No, in realtà non corro con un'auto normale, perché voi dovete calcolare una cosa: sulla Racing Start noi togliamo tutto superfluo, smontiamo tanta roba dentro, indicativamente togliamo 40 kg distribuiti sulla macchina in una certa maniera, perché ad esempio se voi iniziate a togliere la moquette vedrete che sotto c'è tutto il catrame, che a toglierlo vi farete un bel mazzo, e ne escono tanti chili di catrame, ce ne proprio tanti per ogni vettura, per insonorizzare, per fare tutto quanto. Poi mettiamo il roll bar, quindi indicativamente i chili che togliamo potremmo dire che li pareggiamo col roll bar, però cambiamo tutta la struttura della macchina in sé. Perché? Perché il roll bar mi va a irrigidire molto questa vettura. Aggiungo poi ancora una barra d'uomo davanti e l'auto è già cambiata dal giorno alla notte, quindi in realtà le situazioni cambiano proprio tanto. Io vi invito, se avete la possibilità, di provare un'auto stradale e provare la stessa identica auto anche solo una giornata in pista, così in formato Racing Start noterete che c'è molto molto cambiamento. Il cambio rimane quello, rimane lo stesso, non si può modificare, quindi non abbiamo Racing Start con cambi sequenziali o meno, parlando di quello che è a norma. Se poi una cosa non è a norma, io ho visto anche gente montare sotto le peggio cose, avere dei gruppi N registrati come Racing Start. Quindi di base la Racing Start richiede una licenza di tipo D, quindi molto molto economica, non c'è bisogno di varie necessità, e a livello nazionale la Racing Start più o meno è accettata in tutte quante le gare. Perché più o meno? Perché il regolamento prevede che la Racing Start potrebbe anche partecipare a una gara di campionato italiano, per fare un esempio, come in altre, ma l'organizzatore, come ho spiegato una volta in passato, potrebbe anche per qualche ragione che adesso noi non conosciamo decidere di non ammettere le Racing Start a livello di quella gara, magari perché la gara è a numero chiuso, ha solo 60 posti, non vuole togliere dei posti ad auto più grandi, c'è tutta una serie di cose. Quindi queste gare qua di norma potrebbero partecipare se, quindi non diamo per scontato. Però per assurdo uno con una Racing Star potrebbe farsi tutto il campionato italiano. Assolutamente nelle tappe d'italiano un paio di Racing Star ci sono sempre, perché non ci sono grandi problemi. Non abbiamo più italiani purtroppo con 60 team iscritti, e quindi c'è sempre spazio per chi vuole provare. Questa è un po' la cosa. L'auto in sé, cambiando la situazione rigida, cambiano i pesi come sono distribuiti, nel senso che il roll bar è pesante, è omogeneo nella cellula centrale, va a scaricare
nei punti cruciali della vettura, ha i suoi 6 punti cruciali sulla vettura dove lui va a scaricare, non arriva ai Duomi, quindi dobbiamo guardare, dobbiamo farci caso a queste cose. Sono cose molto molto tecniche, per carità, sto facendo un'introduzione molto tecnica. Però è per farvi capire che cambia, è veramente un errore quelli che dicono un'auto così è un'auto comune. Mi è stato chiesto molte volte, ma tu dovessi fare una racing start, che auto sceglieresti? Beh, allora, innanzitutto le auto più corte sono, nei rally moderni, sono molto più maneggevoli, passano nello stretto, ci sono tante soluzioni. Andrei auto così, corte, ce ne sono veramente tantissime, una cosa... allora, un Clio RS è una bella racing start, parti già con 2000 da 200 cavalli, molto compatta come auto, quindi può essere un'ottima soluzione. La Clio precedente RS da 170 cavalli, per renderci conto, quella col posteriore fatto a ondina, diciamo. Quella lì ha anche un bellissimo mezzo, 170 cavalli sono proprio tanti, di nuovo un 2000, abbiamo tantissime soluzioni. Poco usata c'è la Fiesta ST vecchia 2000 aspirato da 150 cavalli. In realtà poi ce ne sono veramente tante. Secondo me la Saxo, ad esempio, il vecchio Saxo 1600 VTS è sempre una buona soluzione. Ha un bellissimo telaio e vi aiuta tanto a capire cosa voglia dire auto da corsa. Poi ripeto, ce ne sono miliardi. Alcuni hanno provato a fare con la Punto. Ora, la Punto è un bellissimo motore, la Punto Abarth è un'ottima soluzione, però è un motore turbo, quindi un motore anche molto delicato, come la Mini. Non andrei a lavorare su quelli. Io, ad esempio, dovessi fare una Mini, la farei sulla Mini Cooper da 120 cavalli aspirato, non andrei a prendere il turbo. Ma questo è un mio parere, un mio giudizio. Detto il resto, come vi ho detto prima, calcolando che avete un 2000 aspirato oppure un 1600 turbo, avete un mondo di vetture che potete usare, ma veramente tantissime. Non potete usare i due posti, quindi mi raccomando, ma non credo che questo sia stato molto una vostra idea. Ad esempio, un'auto che secondo me potrebbe essere molto bella da fare può anche essere un Toyota Celica. Toyota Celica fecero tra l'altro un modello molto molto particolare, era il TS, usciva con 192 cavalli, io ho avuto occasione di provarla ed è una vettura molto molto performante, e fatta in racing start secondo me potrebbe essere una cosa che dà grandi soddisfazioni. Però ripeto, questi sono miei consigli personali, sono idee in pur parlé. Guardiamo cosa costa a grandi linee una racing start. Beh, facciamo l'esempio su una mini, un Mini Cooper da 120 cavalli in questo periodo si trovano intorno ai 1500 euro senza grossi problemi, 1500, 1800, facciamo 2000 per stare larghi, quindi con 2000 euro uno la trova. Un allestimento interno, abbiamo un roll bar a cui io consiglio sempre di comprarlo e farlo installare dalla persona da cui lo comprate, e vi costa un po' di più, ma almeno sapete che il lavoro è un lavoro solitamente ben fatto. Sedili se ne possono comprare anche a 300 euro, quindi non è che abbiate per forza da dover pagare dei sedili costosissimi, ce ne sono anche da meno, cioè sono tantissimi, 160, 170 le cinture, poi abbiamo le estinzioni, abbiamo tutte queste qua. Allora, se uno va lavorando sul fai da te, può fare la vettura spendendo circa 4.500-5.000 euro di attrezzatura e poi tanta tanta voglia di lavorare. Se uno vuol farla fare, ci sono svariate soluzioni. Ad esempio, noi con la mia società abbiamo occasione di farne su qualunque macchina che rispetti la normativa che mi date. Con il mio team allestiamo, volendo, delle racing start. Il costo indicativo è intorno ai 7.500 euro più IVA, compreso di tutto quanto. Mettiamo già dei sedili, del materiale un pochino più alto, non lavoriamo sull'entry level, e come tempistica, indicativamente, dal momento in cui noi abbiamo la vettura, viene fatto il pagamento, viene fatto tutto quanto, la consegniamo più o meno nel giro di 60-90 giorni. Questo è il tempo che ci teniamo, ma perché in realtà in alcuni momenti siamo anche in grado di consegnare l'auto in 2 settimane, per carità. Quello che ci cambia a noi è il periodo dell'anno e se abbiamo anche altri lavori.
sono tanti fattori, ecco perché noi ci teniamo molto molto larghi. Automotore Tro, quest'anno saremo di nuovo presenti, quindi anche lì porteremo alcune vetture, alcune cose, possiamo prendere già lì anche ordini se qualcuno vuole fare qualche racing start, quindi nessun problema. Per scelta non allestiamo altre vetture, quindi non facciamo né Racing Star Plus né tantomeno ci mettiamo a fare dei gruppi N o così via, o almeno non per gli altri, non ci interessa, è un lavoro che noi non vogliamo assolutamente fare. Quindi capite che quando allestire un'auto, se ve lo fate voi, costa 4-5 mila euro, e 2000 euro di cosa vuol dire con 7000 euro voi potete avere quell'auto che volete. Ecco perché il mercato dell'usato, le racing start, vanno a volte fino a un certo punto e a volte non hanno senso. Allora facciamo così, facciamo un esempio: noi vediamo una Clio RS, sul mercato dell'usato in racing start chiedono dai 14 ai 17-18 mila euro. Una Clio RS la compriamo con 6000 euro, una Clio decente, bellina e carina. Anche su di essa non andiamo a spendere tanto, con, come abbiamo detto, con 5000 la facciamo. Vogliamo fare le cose un po' più belle? Spendiamone 7000. Quindi 6 e 7 fanno 13. Allora, se noi la prendiamo a 14, perché è già stata fatta e fatta bene tutto quanto, ci sta. 1000 euro, quella roba ci sta. Prendere la 18.000 euro giù di lì, secondo me è un pochino caro. Però, ripeto, sono sempre giudizi miei personali. Prendiamola sempre come un pur parlé questa cosa qua. Quindi, questa è un po' il mio, la mia idea, la mia cosa. Io non so che altre auto si possano fare, o meglio, che altre auto voi vogliate fare, perché se ne possono fare tantissime. Negli anni mi hanno proposto di fare dalla Seat Rosa alla Yaris versione limitata, mi hanno chiesto tantissime cose e io dico sempre che si può fare tutto secondo queste normative. A giorni usciranno, ripeto, le normative nuove, vedremo cosa cambierà, se cambierà qualcosa, e valuteremo. Quando usciranno le normative nuove scenderemo nel dettaglio e quindi farò un video invece dove parleremo delle Racing Star Plus, dove sono molto molto più elaborate come vetture. Darò un'infarinata su quello che prevede la Racing Start classica, la nuova normativa, e poi partiremo con le Racing Start Plus. Detto questo, che dire, io spero che questo video sulle Racing Start vi sia stato utile, questa chiacchierata con me dall'abitacolo della mia vettura sia stata una cosa piacevole, e quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete questo video con i vostri amici, con tutti quanti, con più persone possibile, aiutatemi a crescere, lasciate un like, cliccate sulla campanella, un commentino, o provate a dirmi quale auto voi vorreste fare. Potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook. Sono approdato da poco su TikTok, ma non lo uso molto, quindi è inutile cercarmi lì sopra per ora. Quando lanceremo qualcosa ve lo comunicherò. Detto questo, ragazzi, buona giornata e buon rally a tutti quanti. Ciao, alla prossima puntata.